In conclusione, noi riteniamo che la misura proposta abbia un carattere populista che avrebbe in sostanza alla fine effetti negativi sulle famiglie, in particolare su quelle numerose, e sul sistema delle imprese, rischierebbe soltanto di aumentare le situazioni di morosità, innalzando per alcune categorie il livello della tariffa fino a diventare insostenibile. Quindi chiaramente voteremo contro. Se fare atti politici che vanno nell'interesse dei cittadini, dei più bisognosi e del popolo, noi siamo populisti. Sia chiaro, lo chiarisco fin da subito da qua ai prossimi 5 anni. La mancata fatturazione per la gratuità dei primi 50 litri di acqua potabile giornalieri può essere facilmente ripartita col criterio della progressività, diluendola sulle eccedenze erogate. Quindi si può fare anche perché a livello normativo la legge regionale 69 del 2011 prevede, sebbene sia l'autorità dell'energia elettrica e il gas a stabilire l'algoritmo, la regoletta per fare il calcolo della tariffa, prevede che l'assemblea dei sindaci svolga la funzione di deliberare la struttura stessa dei corrispettivi e la quantità minima giornaliera da erogare gratuitamente. Allora decidiamoci, non voglio, 50 litri sono troppi, facciamone 20, facciamone 30, ma è un diritto che deve essere garantito. E noi dobbiamo prenderci questa responsabilità politica di fare un atto per la civiltà. Poi Monni, è la persona meno indicata per parlare di questo tema, è stata nel CDA di Publiacque, ricordo Publiacque composta al 60% da comuni, Firenze e altri comuni della Piana Fiorentina, il 40% da un socio privato. Acque Blu Fiorentine, delle quali nella compagine c'è Acea SPA, Ondeo Italia, Monte dei Paschi, Monte dei Paschi, Consorzio Cooperative e Costruzioni, Vianini Lavori SPA, Consorzio Toscano Cooperative, eccetera, eccetera. C'è un leggero conflitto di interessi, piccolo, piccolo. Allora magari la prossima volta su questo tema siete in tanti che parli qualcun altro. Però ritornando all'atto, anche Mara si è un po' in difficoltà, anche su quest'atto, su quest'atto è una cosa talmente semplice, vi siete spesi nel referendum, no? A sostegno della campagna referendaria per l'acqua pubblica, quando siete messi di fronte ai fatti, alla prova, dimostrate quello che siete, un bluff. Chi è favorevole a questa mozione? Chi è contrario? Chi si astiene? Bene, la mozione è respinta.